è il tema del prossimo incontro con Enrico Maria Piras di FBK, Elisabetta Nanni di Prase, Giuseppe Di Lorenzo, presidente dell'Associazione Genitori Trentino Vivo, e modererà Federico Guerrini di Digital Italy. A voi quindi il palco, parleremo della ricerca e dell'applicazione a supporto dei ragazzi e delle scuole per contrastare il fenomeno del cyberbullismo. Ok. Perfetto. Io mi metto su un lato se volete. Di questa parte. Ok, grazie per la presentazione. Io mi presento brevemente anch'io. Io mi occupo delle comunicazioni di IIT Digital, che è un'organizzazione europea che promuove delle attività di innovazione a beneficio dei cittadini europei, e una di queste appunto riguarda il cyberbullismo, da cui l'idea anche di organizzare questo panel. Come accennava prima l'altro speaker, abbiamo qua diverse persone che a vario titolo si occupano di questo argomento, per cui Enrico Maria Piras è un ricercatore della Fondazione FBK che coordina questo progetto europeo che si chiama CRIP, che punta appunto a individuare dei segnali nelle conversazioni online che riguardano il cyberbullismo. E abbiamo Giuseppe Di Lorenzo, che è il presidente dell'associazione Trentino Vivo, un'associazione di genitori qua di Trento, e ultima, mi scuso anzi perché è l'unica signora nel panel, ma l'ultima ma non meno importante, è Elisabetta Nanni, che è responsabile della formazione degli insegnanti di Prase per la provincia, che anche su questo tema. Quindi niente, io partirei un attimo da te, Enrico, se puoi un attimo raccontare di cosa si occupa questo progetto CRIP e in che modo può aiutare a combattere questo fenomeno che è particolarmente odioso e pare in crescita. Pochi minuti? Tre minuti? Ok, grazie mille per l'invito. Ribadisco quanto detto da Federico, il progetto è voluto, sponsorizzato e fatto in collaborazione con IIT Digital e vede la collaborazione dell'Università di Trento, in particolare l'unità di crime guidata da Andrea Di Nicola, la partecipazione poi di un gruppo di ricerca francese in RIA e poi due ditte che si occuperanno di portare sul mercato questa soluzione, quindi di renderla disponibile per fare in modo che non rimanga un'esperienza di ricerca fine a se stessa che va a morire al termine di quest'anno. Il progetto iniziato il 1 gennaio 2018 e finisce il 31 dicembre del 2018. E sono Expert System, che ha una base a Rovereto ma anche sedi in Europa, e Neuronation, che è una startup tedesca. Noi arriviamo buoni ultimi in un territorio dove, come dire, chiamiamolo territorio, dove ci sono tanti attori che si occupano del fenomeno. Alcuni sono qui presenti accanto a noi, ma ce ne sono altri, cioè sono gli insegnanti, ci sono le associazioni, ci sono gli psicologi, ci sono vari tipi di interventi che vengono messi in campo per contrastare e prevenire il fenomeno. Cosa vogliamo fare con CRIP? È cercare innanzitutto, in buona sostanza, di esplorare il ruolo che le tecnologie possono avere nel contrasto di questo fenomeno. E cioè fare in modo che strumenti basati su intelligenza artificiale possano in qualche modo supportare il lavoro da un lato degli operatori, tipicamente quelli scolastici, e dall'altro i ragazzi. L'obiettivo del progetto nello specifico è di realizzare due strumenti. Uno che vada a fare un'analisi delle conversazioni online sui social media avute dai ragazzi, cioè quella cosa che gli umani non possono fare perché la quantità di messaggi che i ragazzi si scambiano attraverso le varie piattaforme è assolutamente impressionante, quindi non è un lavoro che possa essere gestito da un operatore umano. Quindi addestrare dei sistemi di intelligenza artificiale che possono in qualche modo fare il crawling del web e verificare, cercare di capire se le interazioni sono di tipo offensivo e quindi devono essere portate all'attenzione di qualcuno, e dall'altra offrire un altro strumento che è un chatbot, cioè un simulatore di dialogo basato su intelligenza artificiale, sempre che simuli un contatto che sia in grado di dialogare con il linguaggio naturale, cioè con quello che noi usiamo quotidianamente, con i ragazzi per capire cosa stanno passando attraverso e dare dei suggerimenti che sono di due tipi: uno di comportamento,
prova a fare questo, e altri invece che sono contatti, insomma, prova a contattare queste persone, sempre nella logica in cui ci muoviamo in rete. Chiudo dicendo due cose: questo progetto nasce con la collaborazione, in qualche modo il supporto del Dipartimento della Conoscenza della provincia di Trento, e con un lavoro di addestramento di questa intelligenza artificiale che cerchiamo di fare lavorando con i ragazzi. Poi magari, se c'è tempo, spiego un po' meglio di cosa si tratta. Quindi vi rapportate anche con gli insegnanti comunque? Ci rapportiamo con gli insegnanti e soprattutto con i ragazzi, per addestrare queste macchine a capire quando le interazioni sono scherzose e quando invece diventano prevaricanti e quindi richiedono un'attenzione. Ok, invece dal punto di vista degli insegnanti, professoressa Nanni, che cosa si può fare a questo riguardo? Voi state aiutando, formando gli insegnanti anche ad affrontare un fenomeno che è nuovo, tutto sommato? Sì, dunque, innanzitutto la formazione degli insegnanti è un nodo fondamentale, direi, nella scuola. La scuola ha un ruolo importantissimo nella legge che è stata approvata lo scorso anno, nel mese di maggio. Cioè, la scuola ha anche una grande responsabilità, sia di, naturalmente, di formazione, ma anche proprio di formazione del cittadino, del futuro cittadino. E proprio nella legge si parla di formazione, si parla di dirigenti che devono attivare delle formazioni, e cosa abbiamo, la novità di quest'anno è stata quella di coinvolgere tutti i docenti che hanno ottenuto il passaggio in ruolo, erano 300 docenti neoassunti, e li abbiamo coinvolti in un corso online promosso dal CREMIT dell'Università Cattolica di Milano. Ma un corso online che non era solamente fruire passivamente di materiali, ma alla fine del percorso dovevano produrre e progettare un'attività da svolgere in classe. Questo per quale motivo? Per far capire che il fenomeno non è un fenomeno che capita sempre agli altri o in altre classi, ma è un fenomeno che coinvolge tutti. Tutti gli insegnanti sono chiamati, come naturalmente anche come pubblici ufficiali, come figura, a interessarsi di questo problema, ma anche un elemento particolare, ovvero come riferimento anche delle competenze digitali del framework DigiComp 2.0 e DigiComp Edu, che è un framework di competenze digitali proprio europeo, dove si parla di sicurezza e benessere, per far entrare questo tema anche di educazione proprio alla cittadinanza digitale, farlo entrare trasversalmente, non come evento spot, la settimana della sicurezza in rete, il fenomeno, quindi l'invito dell'esperto, della polizia postale a scuola e poi non se ne parla più. No, farlo entrare proprio nel curriculum scolastico, quindi elemento trasversale per tutti quanti. Quindi ecco, vi posso dire che proprio stamattina nell'ambito di Educa abbiamo organizzato proprio in Iprase stamattina un incontro, un caffè digitale con gruppo di avvocati e gruppo di insegnanti per lavorare insieme per la costruzione di un curriculum digitale, quindi riflettere anche sulle policy di uso a scuola, quindi una riflessione che deve essere sicuramente avviata. Quindi maggiore consapevolezza. Soprattutto, lavorare su questa. Ok, ma dal punto di vista purtroppo pratico, a volte è proprio anche difficile venire a conoscenza di questo fenomeno, soprattutto quando viaggia online o viaggia su queste app. Certo, allora, come è stato detto anche a un incontro che abbiamo fatto con il dottor Russo della Polizia Postale, con tutti i docenti, li abbiamo avuto proprio il 23 febbraio, innanzitutto, ripeto, come educatori, adulti, come proprio pubblico ufficiale, la scuola deve intervenire. Come? Prima di tutto cercando di circoscrivere il fenomeno, cioè capire, perché ci sono stati anche dei fenomeni che sono stati anche molto, il famoso caso della balena, no? Lanciato dal, no? Quindi capire bene la dimensione, intervenire naturalmente
prima a livello di istituto, di classe, poi naturalmente quando ci sono dei reati bisogna rivolgersi naturalmente alle autorità competenti, assolutamente, ecco. Senza sottovalutare il problema. O magari anche un'associazione, visto che abbiamo... Certo. Qua, se, Giuseppe, voi fate un pochino, se vogliamo, da quanto mi dicevi, da ponte a volte, no? Tra sì, chi ha un problema e... A volte capita, per come è successo mese scorso, che abbiamo avuto delle segnalazioni da una parte di un genitore di Genova, ha chiesto aiuto a parecchie associazioni, per un motivo o per un altro non ha avuto aiuto. Noi ci siamo mobilitati il più possibile e siamo riusciti a dare una mano concreta a questa signora, perché comunque il ragazzo era già arrivato all'autolesionismo. Perché era straniera, mi pare, quindi non riusciva sì, a comunicare. Sì, adesso non mi ricordo bene la nazionalità, comunque erano delle persone straniere, da una decina d'anni in Italia, però non si esprimevano correttamente. Anche lì noi abbiamo avuto difficoltà, perché comunque traduci le parole, quelle che cerca di dire, dare un significato al discorso. Poi tramite fotografie, segnalazioni, anche parlando con la polizia postale del posto di Genova, siamo riusciti a... Ma voi come fate a capire che è un problema vero e non un mitomane o... Perché allora, noi la maggior... Cioè, quando ci segnalano, ci fanno una segnalazione davvero importante, ci chiamano subito. Quando invece è più che altro la preoccupazione di qualcosa che può succedere, allora ti contattano sulla nostra pagina di Facebook o su WhatsApp, che ti chiedono il consiglio, ti dicono penso che mio figlio è vittima di bullismo, però non ti danno una sicurezza, allora lì cerchi di dare il consiglio più utile possibile. Se invece ti chiamano perché il pericolo è costante, cioè è imminente, loro ci contattano a noi. Però noi la prima cosa che diciamo è contattate le forze dell'ordine, perché in primis bisogna contattare loro. Poi se è una questione, come posso dire, che possiamo gestire noi a livello di psicologo o anche semplicemente recandoci noi a casa di questi ragazzi, per come è successo, allora fino adesso si è sempre risolto tutto per il modo migliore. Ecco. Okay. Quindi individuare dei segnali. Enrico, siccome spesso viaggiano su WhatsApp o gruppi chiusi, magari non dice, voi come avete aggirato la questione? Non la possiamo aggirare, sarebbe paradossale, nel senso che tutto quello che viaggia su... Due considerazioni. Lo scopo di un progetto non può essere quello di aggirare una legge, evidentemente. Se ci sono delle conversazioni private che sono tali, perché la tecnologia è di default, prevede una privacy by default dello strumento, non è compito nostro ma della magistratura di aggirarlo. Sarebbe anche paradossale farlo, nel senso che poi tutte le iniziative educative che vengono messe in campo dalla scuola, ma anche dalla polizia postale che interviene spesso nelle scuole chiamata dai dirigenti, va proprio nella direzione di insegnare ai ragazzi a proteggere le proprie conversazioni, cioè non mettetele in piazza, fate in modo che le foto che mettete su Instagram, se hanno un certo contenuto, fate in modo che vadano su un profilo privato piuttosto che su un profilo aperto. Quindi sarebbe paradossale andare a violare questo. Noi ragioniamo in un altro modo, nel senso che se pensiamo che il cyberbullismo è comunque un fenomeno sociale, nel senso, facciamo una banalità, ma insomma immaginiamo che ci sia una persona che viene bullizzata da 10 persone, non tutte 10 avranno il profilo criptato. Se ce l'hanno, noi siamo fuori, ma è fuori anche la stessa polizia postale finché non ha una disposizione da parte della magistratura, evidentemente. Se invece, come capita spesso, qualcuno ha il profilo aperto, in qualche modo si capta un segnale. Questo mi dà la possibilità anche di chiarire meglio a cosa serve il servizio che vogliamo mettere in piedi. Non arriviamo dove vuole arrivare, dove arriva Giuseppe, cioè la sua associazione, cioè fenomeno conclamato che richiede l'intervento di qualcuno, come la polizia postale, che va a smontare un caso che evidentemente va... Noi ci occupiamo... Il CRIP è un acronimo per Cyberbullying Effects Prevention, stiamo sul lato della prevenzione, cioè stiamo su quella parte, ecco, se mi permetti, quando parliamo di cyberbullismo parliamo di due cose, c'è una definizione legale che è quella cosa gravissima, all'atto reiterato, ripetuto, che provoca effetti.
nel senso comune quando parliamo di cyberbullismo parliamo anche di atti meno violenti e meno ripetuti, meno reiterati. Ecco, noi stiamo da questa parte, cioè cerchiamo di cogliere quegli effetti, cerchiamo di smontare gli effetti di quelle prime interazioni che sono di prevaricazione, di violenza. Quindi stiamo lì. Ok, prego. Sì, sì, se vuoi intervenire. Ecco, proprio mentre Enrico diceva, voi siete da questa parte, noi siamo naturalmente dalla parte anche della prevenzione, no? Uno strumento che consiglio a tutti i presenti, non so se dalla regia lì possono inquadrarlo, perché avevo chiesto. Allora, l'anno scorso è stato creato il manifesto, della comunicazione. Potete mettere un video? Cos'è? No. Potete mettere la pagina, ecco, okay. Il manifesto della comunicazione non ostile. È un decalogo di regole, di comportamento che a mio avviso dovrebbe essere affisso in tutte le scuole, a partire dall'aula docenti e poi in ogni aula, per educare alla comunicazione non ostile. Il primo articolo fondamentale, virtuale e reale, cioè ciò che io dico, ciò che io scrivo, sono in grado di dirlo anche a voce in faccia, ovvero far passare il messaggio su tutto quello che noi scriviamo, mettiamoci la faccia. Quindi virtuale e reale. Tutto ciò che io scrivo, non scrivo in anonimato, ma è tutto ciò che io ho coraggio di dire in faccia alle persone. Questo è fondamentale. Ecco, su questo manifesto della comunicazione non ostile sono nate delle pubblicazioni, tra cui un volume con 100 schede didattiche che possono essere scaricate gratuitamente da questo sito, Parole Ostili, 100 schede didattiche da parte, ecco, costruite da insegnanti di tutta Italia, quindi degli strumenti, delle attività già pronte da svolgere in classe, partendo da temi generali, da temi proprio disciplinari. Vi faccio un esempio, conoscerete probabilmente la famosa aria di Rossini dal Barbiere di Siviglia, La calunnia è un venticello. Partire da quel testo per parlare dei messaggi in rete che diventano sempre più violenti, sempre più che si naturalmente di bocca in bocca, quindi da un gruppo WhatsApp a un altro alla rete diventano pubblici. Quindi partire da concrete azioni per spiegare il fenomeno. Quindi sono 100 schede didattiche, vi consiglio proprio di scaricarvele e di dare un'occhiata. Quindi in un certo senso anche isolare i bulli, no? Cioè far sì che loro non siano quasi, perché a volte vengono viste quasi come dei modelli, perché sono più aggressivi, più... Certo, e anche su questo serve una formazione a monte, ma soprattutto per i ragazzi un discorso a monte, anche a prescindere dalle tecnologie, il fenomeno più generale del bullismo, della prepotenza, del diritto di parola, e spiegarlo bene che cosa significa, il rispetto, la tolleranza, sono tutti valori che sono anche a prescindere dalle tecnologie, su cui bisognerebbe naturalmente educare fin da piccoli, anche all'educazione alle emozioni e al rispetto del proprio corpo, cioè educare proprio fin da piccoli su questi valori fondamentali. Ok, vuoi chiedere a Enrico, che è un ricercatore comunque, dopo torniamo su di... non c'è anche un discorso proprio di legame con la tecnologia, cioè che la tecnologia va talmente in fretta che non riusciamo a stare dietro con i nostri comportamenti, o comunque che amplifica soprattutto i nostri aspetti negativi? Sul fatto che amplifichi gli aspetti negativi, li cambia, non saprei se amplifica gli aspetti solo negativi o... Diciamo che il cambiamento enorme è l'apertura di spazi di socialità che sono probabilmente nuovi nella storia dell'umanità, ma banalmente. Se consideriamo il fenomeno per i ragazzi, forse non è mai esistito uno spazio di socialità che sia quasi completamente precluso agli adulti. Non riesco a immaginare
un'altra forma di interazione prolungata nel tempo, simile a quella che una persona può avere su WhatsApp, che con un gruppo WhatsApp chiuso, dove un adulto, se non viene invitato, non c'è e non ha nessuna possibilità, se non sequestrando il cellulare del figlio o installando una di quelle app che permettono di fare il mirroring. Ma secondo te non sono soluzioni da considerare? Quindi... Quelle invasive, parental control, quelle invasive, allora io non mi sento neanche di dire di no, nel senso che la fenomenologia del cyberbullismo è così ampia e così vasta che qualcuno qua nel pubblico si può alzare e dire nel mio caso sarebbe servito e io non avrei nulla da obiettare. Probabilmente presentandosi in così tante forme ci sono dei casi in cui serve, però credo che se ragioniamo in una prospettiva educativa, l'idea che un genitore possa avere accesso alle conversazioni, alla vita online del figlio in maniera non filtrata sia, qui ci dovrebbe un discorso molto lungo, sia controproducente dal punto di vista educativo, sia estremamente oneroso dal punto di vista del tempo. Immagino il caso del ragazzo straniero, un ragazzo straniero che però magari parla benissimo l'italiano perché è nato qui o comunque ha frequentato le scuole qui, ha dei genitori che non parlano bene l'italiano. Cosa capiscono quei genitori delle interazioni in italiano del figlio? Non tutti possono farlo. Quindi vedo delle... Poi, come dire, qui aggiungo una nota tecnica per tornare sull'aspetto tecnico, è quasi, secondo me, praticamente impossibile. Alcune delle cose che abbiamo scoperto in questi pochi mesi di ricerca è che non esiste un posto dove c'è il cyberbullismo. Moltissime ricerche dicono: dov'è il cyberbullismo? Su Facebook, su Instagram, su Snapchat, su WhatsApp. No, faccio la foto su Snapchat perché hai filtri belli, poi faccio lo screenshot, la posto su WhatsApp, che è un gruppo privato, e il commento lo ricevo su Instagram. Questo lo faccio io so i passaggi che ho fatto. Mio padre, immaginando che io sia un tredicenne, mio padre cosa riesce a vedere anche se ha accesso al mio smartphone di tutti questi passaggi? È praticamente impossibile. Di fatto è impossibile seguire tutte le tracce di una conversazione. L'insulto sull'obesità di una persona che avviene su quel canale magari nasce da una fotografia che è stata postata tempo prima su un altro canale. Le persone che sono coinvolte lo sanno, gli altri no. E quindi questo pone una serie di problemi. Okay. Giuseppe, voi siete un'associazione relativamente giovane, insomma, però sì. State già operando con un po' di segnalazioni. Con la vostra percezione del fenomeno sul territorio, quante segnalazioni ricevete? Ultimamente 6-7 segnalazioni al mese, però specifico, segnalazioni di, come dicevo poco fa, dubbio. Mio figlio è tornato a casa con la spalla scorticata, non sono sicuro, allora dai il consiglio. Ma segnalazioni vere e proprie di pericolo reale, pochissime. C'è da toccare un tasto, perché comunque abbiamo avuto noi segnalazioni da compagni di questi ragazzi. Quando noi siamo andati nelle scuole a chiedere spiegazioni, non dico che ci hanno sbattuto fuori, ma quasi. Non esiste ancora tuttora, dopo le lotte che ci sono, non c'è la completa partecipazione delle scuole. E ho notato, malgrado, che sono le scuole private quelli che sono più colpite da bullismo, che però non hai aiuto da chi dovrebbe aiutarti. Sì, magari, scusa se io ormai non vi conoscono neanche bene, dicono da dove viene questa segnalazione. Sì, però quando noi ci siamo costituiti come associazione, parlando con il questore, ci ha detto che comunque quando noi ci presentiamo nelle scuole, presentarci come associazione contro il bullismo e il cyberbullismo, è che collaboriamo con la polizia postale, okay. In modo che comunque, perché giustamente... capisco che non si fidino, perché comunque di usare come garanzia il discorso di collaborare con la polizia postale. Da quando abbiamo iniziato a usare questa tecnica sembra paradossale, ma funziona. Ma secondo lei c'è anche un discorso di magari voglia di non far venire fuori troppo il problema perché ricade sul buon nome della scuola? Ma non credo, assolutamente non credo, perché
Io ho visto anche, tra l'altro, a livello provinciale sono stati finanziati dei progetti da un paio di anni proprio con dall'assessorato alle pari opportunità, sono stati finanziati questi progetti che elemento essenziale dovevano coinvolgere studenti, genitori e insegnanti, cioè tutte le componenti della scuola. E c'è stata veramente molta adesione, abbiamo visto anche crescere i progetti delle scuole, cioè mentre 2 anni fa il progetto prendevano la scheda già pronta, forse per comodità, quest'anno invece hanno elaborato, cioè le scuole in autonomia stanno progettando, quindi sia con personale esterno ma anche con personale interno, quella è la cosa più importante, cioè il fatto che la scuola in autonomia si possa muovere sia con del personale interno, quindi insegnanti preparati, e collaborando anche con associazioni esterne. Non credo, ecco, conoscendo anche i dirigenti della, insomma, della provincia e l'interesse da parte degli insegnanti. Ecco, un dato che non ho detto prima, il corso che abbiamo fatto sul cyberbullismo per i docenti neassunti, dovevano avere solamente, potevano frequentarlo tutto minimo 2 moduli. Beh, noi abbiamo avuto un'alta percentuale di persone che hanno terminato il corso, quindi non era obbligatorio terminarlo, con una media generale del 45% per la scuola primaria, che si è innalzato dell'80% per la scuola secondaria di primo grado e 89% della scuola secondaria di secondo grado, perché in effetti fascia della scuola secondaria di primo grado, biennio della scuola secondaria di secondo grado è la fascia, no, più critica, e quindi l'interesse da parte degli insegnanti, quindi, questo è come cambia con il fenomeno con l'età delle vittime e con anche forse il sesso delle vittime, c'è qualche differenza? Ma più che altro se, diciamo che copre più il biennio, il triennio, più difficilmente il triennio rispetto al biennio, il passaggio, l'adolescenza, cambiamento di scuola, questi sono naturalmente elementi che contribuiscono ad accentuare il fenomeno. Beh, probabilmente sono dati che l'associazione può confermare. Ecco, sì. Se posso aggiungere solo una cosa sulla sensibilità delle scuole, un dato totalmente impressionistico che non fa statistica, però noi ci siamo mossi, abbiamo bisogno degli studenti per poter costruire queste tecnologie. Abbiamo cercato contatti con 2 scuole qui a Trento e ci hanno aperto le porte immediatamente, anche con una disponibilità che non ci aspettavamo, nel senso che una delle 2 scuole con le quali lavoreremo domani mattina, iniziamo appunto un bando finanziato dal Dipartimento della Conoscenza, e appunto ci hanno coinvolto come esperti esterni. Un'altra scuola invece ha detto lo facciamo fuori da quel percorso, quindi come dire del tutto autonomamente, anche consentendoci di fare cose che noi non ci aspettavamo, che noi proponevamo. Una delle cose che andiamo a fare per cercare di costruire questa intelligenza artificiale che risponde in maniera, il chatbot che risponde, che dà suggerimenti, è quello di simulare, abbiamo proposto una simulazione di cyberbullismo, cioè sostanzialmente abbiamo creato dei gruppi WhatsApp in cui io e mio collega siamo 2 ragazzini di 13 anni che nel caso specifico facevano un saggio di danza classica e invitavano i ragazzi della classe a essere presenti, a partecipare. Abbiamo assegnato ad ogni ragazzo della classe un ruolo, tu fai il bullo, tu fai il supporto al bullo, tu fai il supporto alla vittima, i bullizzati siamo noi evidentemente, con la partecipazione a questa chat di un docente. Noi pensavamo che di fronte a questa proposta in cui evidentemente i ragazzi sono liberi di usare entro certi limiti anche un linguaggio, ragazzi delle medie, parlo di seconda media, ci dicessero assolutamente no. Invece c'è stata un'apertura che noi non ci aspettavamo e i risultati sono stati molto molto positivi. Quindi c'è una sensibilità da parte delle scuole, non credo che ci sia una percezione per cui, sì, se c'è stato un caso, se ci sono casi reiterati di cyberbullismo, questo va a toccare un po' il buon nome della scuola, ma gli interventi invece vengono visti positivamente, ecco. Cioè. Okay, grazie. E mi puoi dire un attimo i prossimi passi invece che farete? Quindi voi state lavorando a questa intelligenza artificiale? Adesso la stiamo mettendo a punto, noi siamo vincolati al calendario scolastico perché abbiamo la necessità di lavorare con loro,
una volta terminate le scuole ci sarà un raffinamento dello strumento e poi all'inizio del prossimo anno scolastico ci sarà il test su almeno 7 classi della provincia di Trento, okay, di entrambi gli strumenti. Delle medie. L'obiettivo era quello di andare sulle medie superiori, perché i ragazzi oltre i 14 anni sono sì minori, ma minori meno tutelati, invece ci hanno spostato sulle medie inferiori perché è lì che il fenomeno assume i contorni più interessanti più e più gravi. Ok, grazie. Cioè, abbiamo ancora pochi minuti, se qualcuno vuole fare qualche domanda c'è tempo? Se no possiamo anche... Ok. Mentre trovo molto interessante tutta la parte di monitoraggio, io ho due figli adolescenti, quasi adolescenti, mentre trovo molto interessante la parte di monitoraggio, non ho mai toccato i loro cellulari, non ho mai guardato le loro cose, mi rifiuto di farlo perché se no somiglio a mia mamma, insomma sai queste cose, però devo dire anche c'è molto dialogo. Mi fa un po' paura il chatbot perché... Non è che mi fa paura, però si perde un po' la dimensione del dialogo. Già questi ragazzi non parlano, già si parla per messaggini, ho paura che addirittura affidare una cosa così personale, delicata, a un robot sia un po' troppo, come dire. Cioè, poi magari è un buon primo approccio a cui poi secondo me deve seguire un qualcosa di più umano. No, grazie della domanda, perché permette di, come dire, delimitare quell'intervento. Innanzitutto, come ha detto lei giustamente, è un intervento di prima linea che ha come obiettivo quello di dire adesso rivolgiti a qualcun altro, perché il chatbot arriva fin lì. Però c'è un'altra considerazione da fare, e l'abbiamo vista anche nelle prime sperimentazioni che abbiamo fatto, e risuona con altre letterature. Su alcuni temi che non solo i ragazzi, che sono percepiti come intimi, esiste una disponibilità da parte degli utenti, non solo i ragazzi, a fare domande o a interagire con uno strumento che è una macchina. Banalmente tutte le domande che hanno a che fare, che so, con la sessualità, una persona si rivolge a Google, non a un amico, tipicamente. Quindi l'idea è che l'anonimato garantito da uno strumento neutro possa fornire un qualche tipo di supporto. Dopodiché davvero noi siamo i primi a dire guardate che una volta che si supera quel primo livello devono intervenire i referenti scolastici che sono stati individuati dalla legge, gli insegnanti, i genitori, le associazioni, la polizia postale. Noi vorremmo che non intervenisse mai, perché quando interviene la polizia postale siamo già da un'altra parte, ecco. Magari se vuoi anche rispondere... No, infatti, cioè, l'intervento ovviamente della polizia postale significa aver concluso tutta una serie di azioni dove, cioè, l'ultimo stadio di qualcosa che è iniziato purtroppo prima, e quindi bisogna, come ho già detto prima, lavorare molto sulla consapevolezza, sul fatto che naturalmente lo strumento, anche lo strumento, il proprio dispositivo non sia un dispositivo per lavorare da soli, ma debba servire anche in classe per collaborare, non per farne un uso così, rendersi ancora più soli. Questo è fondamentale. Proprio a gennaio è stato pubblicato il decalogo dal Ministero per l'uso dei propri dispositivi personali in classe. Dovrebbe seguire un documento a cui io stessa ho partecipato per la stesura, come con scenari didattici per l'uso del dispositivo in classe, ma per la didattica. Quindi il divieto di cose personali, ovviamente, dell'utilizzo, ma questo strumento può essere un laboratorio scientifico portatile, può essere molte cose. Quindi alla base c'è sempre la relazione, che è fondamentale. Ecco. Perfetto, grazie. Ci sono altre domande? Francesco? Domanda che ho fatto a diversi esperti del settore, ho sentito opinioni parecchio diverse, e penso abbiate seguito gli ultimi fatti riguardo ai deepfake e a questa, chiamiamola, era della post-verità da quel punto di vista. E in questo senso, in quest'ottica qua, il cyberbullismo può essere contrastato grazie ai deepfake, dicendo è un video falso, chiunque, la ragazzina che fa il video, lo posta in rete, dice ah è un falso, l'hanno generato in automatico con l'intelligenza artificiale, o dall'altro lato...
cioè che potrebbe ingigantire ancora di più il processo? Scusate, si potrebbe parlare per ore probabilmente. Non so se la domanda riguardi la fattibilità tecnica della... No, semplicemente dico se questo progetto, se i deepfake o l'intelligenza artificiale potrebbero risolvere o far esplodere il problema del cyberbullismo. Prossimo progetto di ricerca? No, in realtà il prossimo progetto di ricerca guarda proprio la, come dire, stiamo ripensando una seconda fase con una parte di analisi delle immagini, però non credo che risponda alla domanda del... non saprei onestamente. No, credo che si riferisca a uno strumento specifico che serve per... Sì, hanno utilizzato delle AI, degli algoritmi per creare i video finti che sembrano estremamente reali, in questo caso porno, e dico, se in questo caso qui si potrebbe dire mettiamo la ragazzina che posta il video porno e finisce nello scandalo e viene bullizzata, potrebbe dire è un falso, l'ha generato una AI... In quel caso lì schivarsela e tutti potrebbero dire è un falso, oppure ancora peggio, chiunque potrebbe diciamo finire nelle grinfie dei bulli per video che non sono suoi. Per quello che, come dire, adesso non ho una conoscenza specifica del fenomeno, però per quello che riguarda il postare video che hanno contenuto sessuale, tipicamente sono immagini rubate. Mi viene in mente il caso famoso di qualche anno fa della ragazza e di un ragazzo e di una ragazza, poi è stata stigmatizzata lei a un concerto. Il deepfake, per come viene utilizzato di solito adesso c'è un thread di Reddit che è molto famoso, prende immagini che sono chiaramente tratte da un film pornografico e credo che siano facilmente riconoscibili, non le persone ma il fatto che si tratti di mettere il volto di una quindicenne sul corpo di una trentenne in uno studio cinematografico, in un set di un film porno, credo che sia abbastanza evidente che sia un falso, quindi probabilmente potrebbe è difficile che se quell'immagine è vera uno possa dire è un deepfake, insomma. No, chiaro, però siamo anche nella versione 0.1, insomma, cioè c'è una bella strada davanti. Sì, è ancora presto. Alla Black Mirror. Sì. Ok, c'è un'ultima domanda, se no chiudiamo. Sono domande? No, perfetto. Allora, grazie mille ai nostri relatori, grazie a voi che ci avete ascoltato. Arrivederci.